Grazie e buongiorno. Papa. Io sono Mario Malignaggi, sono il segretario della Camera del Lavoro di Palazzola Grevi. Su indicazione del nostro direttivo, che è Schiaco, propongo a tutti i presenti di esprimere la più fraterna solidarietà ai familiari del muratore Alfo Pugliarello di 33 anni che giorno 5 di febbraio di quest'anno è morto in un cantiere edile della nostra cittadina. Io sono qua per i ringraziamenti, un saluto e un ringraziamento per questa manifestazione, oltre a tutti i presenti, che ringrazio vivamente. I nostri ringraziamenti vanno al signor Sindaco, dottor Scipetti, che ci ha manifestato la più ampia collaborazione per la riuscita di questo evento. Ringraziamo gli organizzatori, che sono la CGL di Siracusa ed il Consiglio regionale Sicilia della Società del Mutuo Soccorso, per la qualità dei relatori invitati e proposti, i relatori stessi, per la loro grande disponibilità. Le collaborazioni tecniche sia del Comune, mettendo a disposizione l'accoglienza, e quindi ringrazio chi fa questo ottimo lavoro, la pasticceria Caprissi che ci fa un piccolo pensierino un po' più tardi, il signor Caligione che fa le riprese per internet e per la registrazione che andrà negli archivi della CGL del Coese. In ultimo, il mio personale ringraziamento a tutto il direttivo della Camera del Lavoro per l'impegno profuso per l'organizzazione e la riuscita del convegno. Inoltre, uno degli altri motivi peculiari è di far conoscere la nostra cittadina, e questo è un primo passo verso l'impegno da noi stesso di CGL presi circa 5 mesi fa con lo slogan "La CGL per Palazzolo". E di questo ringrazio la nostra segretaria Tranchina che è stata promotrice di questa cosa. Vi rubo qualche altro 3-4 minuti per introdurre l'argomento che oggi approfondiremo. La rivoluzione industriale tra il 1700 e il 1800 provocò l'irrubamento di masse di contadini verso i centri industriali. Nelle fabbriche si trascorrevano 20 ore al giorno di durissimo lavoro, ma a contatto gli uni con gli altri i nuovi lavoratori cominciarono a condividere relazioni, bisogni, patti associativi e solidaristici di autodifesa. Nacquero le prime collette, casse e deposito alimentare. Tutto questo alimentato dai lavoratori con i propri salari e gestito dal padrone prima come forme di sostegno in caso di malattia. A seguito dei rimodi del 1848 e con lo Statuto Albertino fu sancito il diritto ad associarsi. Fu così che nacquero le società di mutuo soccorso, che si svilupparono specialmente in Piemonte e Liguria. Al momento dell'Unità d'Italia, da un censimento del 1862, furono rilevate 443 società di mutuo soccorso, di cui la maggioranza era in Piemonte, Liguria, Emilia, Veneto e Lombardia, ma già nel 1878 erano diventate 2090, associando più di 300.000 soci. Ma anche le ragioni sociali mutavano. Si passava dalla semplice solidarietà caritatevole all'assistenza sanitaria, all'educazione scolastica, agli attrezzi per i vari mestieri, al vincolo reddito, alle attività ricreative e culturali. Le società di mutuo soccorso si radicarono molto dai lavoratori con lo scopo di elevare i rischi delle attività lavorative relativi a malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione o morte. Nel 1892 sorse il Partito Socialista, a seguito di scioperi e manifestazioni indette dalle Camere del Lavoro e dalle Leghe di Resistenza.
con l'obiettivo di chiedere nuove leggi a tutela del lavoro e dei miserevoli salari. Nel 1883 fu istituita la Cassa Nazionale contro gli Infortuni. Nel marzo del 1894 fu costituita l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, settore industria. Il 17 luglio del 1898 il Parlamento approvò l'istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza per invalidità e vecchiaia, praticamente la prima pensione. Tra il 1910 e il 1912 lo Stato concretizza l'entrata nel controllo sull'associazionismo mutualistico, di fatto svuotando un po' le società di mutuo soccorso. Le società di mutuo soccorso e il sindacalismo comunque avevano vinto. Lo Stato cominciava ad essere protagonista con il proprio controllo sulle politiche di solidarietà sociale, della mutualità e della previdenza. Non solo, ma fu il germe affinché gli organi dei lavoratori e delle classi subalterne si sviluppassero, occupando gli spazi pubblici con lotte e l'organizzazione di masse di delitti che portarono alla costituzione del Partito Socialista e delle leghe sindacali. Molteplici furono le vittorie sociali, retributive e normative, fino al culmine del biennio 1919-1921, anni di massima forza del movimento progressista, sfociati e repressi nel ventennio fascista, che fu la morte civile delle società di mutuo soccorso, dei partiti e delle organizzazioni sindacali. Il dopoguerra è storia recente, fatta di boom economico, ma anche di vittorie sindacali e sociali, dalle 8 ore alle 40 ore settimanali, dai contratti nazionali di lavoro allo statuto dei lavoratori, ma anche il Servizio Sanitario Nazionale e la Previdenza Universale, nonché a tutta la legislazione sulla sicurezza nei posti di lavoro, che per quello che ci riguarda non è mai troppa, fino a quando ci sarà anche un solo lavoratore vittima di incidenti sul lavoro. In sostanza, la conquista dei diritti universali, un coinvolgimento delle scelte di politica economica e nei piani industriali del proletariato. E oggi le nuove generazioni godono degli stessi diritti e opportunità dei loro padri. È colpa dei padri che sono garantiti sul posto di lavoro e con gli ammortizzatori sociali se i figli oggi ne hanno di diritti molti di meno o quasi niente? Io dico di no. Da un lato vediamo i padri operai della Fiat che, anche se per pochi voti, devono lavorare con degli accordi non firmati dalla CGIL che fanno diminuire di fatto i diritti dei lavoratori, aggravandone le condizioni di lavoro. Più turni, notturni e festivi, meno pause, cancellazione della pausa mensa. Dall'altro lato, queste migliori condizioni di lavoro sono state spostate verso i giovani? Io dico ancora di no. Hanno contratti precari, a un mese e pochissima previdenza, niente ferie, precarietà a vita e forme di sfruttamento anche direi vergognose. Si sta facendo il percorso inverso da quello fatto dall'Unità d'Italia fino a 15 anni fa. Questo ci fa capire che per i diritti niente è acquisito per sempre, che si può tornare indietro sulle condizioni sociali. Quale significato dare allora ai 150 anni dell'Unità d'Italia? Con l'istituzione dello Stato nazionale iniziò un cammino di progresso per la neonata Italia. Come abbiamo misurato questo progresso? Sanità, scolarità, lavoro e diritti e partecipazione si sono estese sempre di più fino a diventare, direi, universali. Ma negli ultimi 10 anni è stato ancora così? Mi sembra di no, anzi dobbiamo registrare degli arretramenti nascosti dietro una pseudo-modernità. Assistiamo a concentrazioni di immense ricchezze in pochissime mani. L'assottigliarsi della classe media, l'estendersi delle famiglie sotto la soglia di povertà, precarietà diffusa e prolungata nel tempo,
I punti forti del mutualismo e del sindacalismo acquistano quindi una forza direi insostituibile. Abbiamo l'obbligo di studiare le nostre radici per contribuire a progettare un futuro fatto di progresso e di diritti, di condizioni di lavoro dignitose e stabili, di territorialità e di unità nazionale, di coesione sociale e sviluppo sostenibile. I soggetti sociali e attivi protagonisti di questo cammino dobbiamo essere tutti noi, da nord a sud, per onorare un nuovo risorgimento. Grazie. Passo la parola al nostro concittadino con un breve saluto, Pippo Spada. Buongiorno a tutti. Prima di tutto intendo ringraziare il sindaco di Palazzolo, il dottor Cicchetta Sani, che ci ha ospitato oggi qui a Palazzolo. Poi intendo ringraziare il professore Cigno, docente universitario, il professore Ingrassia, docente di storia contemporanea all'Università di Palermo. Io, in qualità di componente della Polese, il direttivo regionale, ringrazio l'amico Mario Malignaggi di averci invitato a questa grandiosa manifestazione dell'Unità d'Italia, il 150° anno dell'Unità d'Italia. Si è parlato delle società operarie, di mutuo e soccorso. Il segretario regionale Pippo Ciavarella ha fatto un assetto giuridico che si chiama CORESE, Coordinamento Regionale Siciliano, facendo affiliare oltre 50 società di mutuo e soccorso per un complessivo di 15.000 unità in Sicilia, che ora nella mutualità, perché la vera mutualità, il fiore all'occhiello, sono state le società operarie di mutuo e soccorso, che sono nate tra il 1700 e il 1800, dove hanno avuto anche, come ha detto l'amico Malignaggi, anche le casse di previdenza, cioè i fini di pensione. Certamente dopo il 1912, come ha detto l'amico Malignaggi, è entrata la previdenza sociale controllata dello Stato, e loro un po' le società operarie di mutuo e soccorso hanno cambiato un po' le cose, però sono rimasti tali nella mutualità che oggi per esempio la società di Caltanissetta, la società di mutuo di Caltanissetta, sono 1.500, stanno facendo dei lavori per circa 2.000 soci, che per dare nel futuro una dignitosa sepoltura, portandoli fino alla dimora. Io lascio alle persone più brave di me a discutere delle cose più importanti. Io ringrazio tutte le classi sociali pervenute a Palazzolo. Certamente il signor Malignaggi ha parlato un po' del risorgimento italiano. Sì, ci fu allora una tirannia borbonica,
che cioè superò le soglie dell'umanità. Ma queste sono cose che possono discutere qua illuminati. Io vi ringrazio, scusate se sono un po' emozionato. Una buona giornata. E tantissime cose. La parola al signor Sindaco, dottor Carlo Cipetta. Buongiorno a tutti e benvenuti a Palazzo Lagrete per coloro che non sono mezzi palazzole, soprattutto per tutti i nostri illustri ospiti che hanno in qualche modo percorso parecchi centinaia di chilometri per essere qui tra di noi. Io nella qualità di sindaco sento il dovere e vi assicuro che lo faccio con estremo piacere di portarvi i saluti dell'amministrazione comunale e della nostra città. Saluto in particolare il relatore perché con la loro presenza e con quello che ci diranno impreziosiranno questo nostro incontro. Non li cito singolarmente perché rischierete di dimenticarne qualcuno e magari di fare un torto a qualcun altro. Saluto i vari rappresentanti delle istituzioni, dalle istituzioni locali, alle istituzioni regionali, del sindacato, della CGIL in particolare, vi ringrazio per essere qui. Ho ascoltato con molto piacere la relazione di Mario Malignaggi, il segretario comunale della Camera del Lavoro, e vi posso dire che in effetti in primo luogo sono io che ringrazio voi per il fatto che vi siete proposti e per il fatto che vi siete spesi nell'organizzare questa manifestazione qui a Palazzo Lagrete. Vi ringrazio perché mi consentite di dimostrare quello che ho sempre detto a parole, quindi mi consentite di in qualche modo concretizzare quello che uno pensa. Dire che questo è nella casa di tutti ed è aperto a tutti non è un fatto, ma soltanto una, diciamo così, di retorica, ma deve essere un fatto che si deve poi concretizzare in queste cose. Ebbene, in qualche modo abbiamo anche condiviso l'idea di organizzare l'incontro nella sala consigliare e non nella sala di rappresentanza che è la sala verde, proprio per dare ulteriore significato all'incontro, proprio perché a livello di comunità è questa la sala in cui vengono prese le decisioni dal civico consesso, quindi da quella, diciamo così, istituzione locale che è stata eletta in maniera democratica e libera dai cittadini di questa comunità. Quindi parlare oggi di unità d'Italia all'interno dell'aula consigliare, a mio avviso, è l'aspetto più significativo di qualsiasi altra sala di rappresentanza che avremmo potuto mettere a disposizione. Vi ringrazio per l'opportunità di consentire a noi tutti di poter essere presenti qui nell'aula consigliare e di confrontarci su quella che è effettivamente oggi l'unità d'Italia, su come viene in qualche modo vista a livello nazionale e su come viene vissuta a livello locale. Io devo dire che effettivamente questa è un'occasione in cui noi dobbiamo ricordare in maniera doverosa tutti coloro che hanno dato la loro vita o che hanno rischiato di dare la loro vita per arrivare all'unità d'Italia. È importante ricordarlo non perché hanno bisogno di essere emulati, ma proprio per effettivamente capire da quello che c'è stato alla base, quelli che sono stati i sentimenti che hanno portato tutti noi oggi a vivere una nazione unita e libera, perché di queste cose non ce ne dobbiamo dimenticare anche se sono passati 150 anni. Però credo che questa debba essere anche l'occasione in cui noi tutti ci dobbiamo un po' interrogare su quello che stiamo facendo per mantenere questa Italia. Non è sicuramente la contrapposizione ideologica, non è sicuramente la forte contrapposizione, soprattutto quando la stella che ci consente di mantenere la nostra nazione unita.
Io sono convinto che oggi tutti sentiamo la necessità, dalle istituzioni più basse, fino a, non lo so, fino a quelle più alte non lo posso dire, ma sicuramente dalla base sentiamo la necessità di sederci, dialogare e capire verso quale innovazione o verso quale forme innovative vogliamo portare le istituzioni di questo paese. E sì, perché l'innovazione purtroppo vorrei dire necessariamente dobbiamo iniziare a parlare. E questo perché ci ha costretto la globalizzazione, a mio avviso, che prima abbiamo tanto rincorso il mercato globale. Oggi il mercato globale ci ha messo di fronte a una crisi economica o comunque a un problema di organizzazione delle istituzioni che deve necessariamente essere affrontato. Perché il mercato globale consente, ha dato opportunità e lo vediamo tutti. Io sono convinto che questo è un attimo un momento di riflessione che dobbiamo fare tutti. Ha dato l'opportunità ad altre nazioni, più popolose della nostra, vedi la Cina, vedi il Brasile, vedi tutta una parte delle nazioni asiatiche, di iniziare a progredire, iniziare in qualche modo a uscire da quella soglia di povertà in cui sono state relegate in questo momento. In qualche modo che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo una sorta di ridistribuzione di ricchezza che noi possibilmente non ci stiamo accorgendo, ridistribuzione di ricchezza che sta portando però tutta una serie di difficoltà in quelli che sono i paesi industrializzati, che sono chiamati a rivedere un po' la propria organizzazione. Ebbene, io condivido l'analisi fatta da Mario Malignaggine, che se qui effettivamente non ci sediamo e parliamo attentamente di quello che deve essere la nuova organizzazione dello Stato sociale, si sta venendo a verificare una sorta di distribuzione regolare della ricchezza. Chi è più ricco continua a diventare meno ricco, chi è più povero continua a diventare più povero. E per volerla un po', per essere più concreto, ne dico anche un'altra cosa. Se l'innovazione che si sta propinando è quella che viene a livello nazionale, quella che vuole passare con il termine di federalismo fiscale, lasciatemi dire, non è questo il tipo di innovazione o la strada che dobbiamo seguire, anche perché in fin dei conti che cos'è il federalismo fiscale, per come lo posso percepire io, ultimo sindaco di una della mia regione e di una meridionale di questa università, non è altro che lasciare la ricchezza laddove viene prodotta. Io lo sto interpretando in questo modo e lo sto vivendo in questo modo, e ti dico che questo secondo me è la maniera peggiore di poter oggi, quest'anno, festeggiare l'Unità d'Italia proponendo un federalismo fiscale che, così come è stato impostato, significa soltanto dire a ogni comunità: cerca di mantenere i servizi che ti vuoi mantenere, prelevando la ricchezza o prelevando le risorse nell'ambito della comunità stessa. E capite bene che questo significa mettere, e sono convinto che già l'avete capito meglio di me, che questo significa mettere in discussione tutto lo Stato sociale che fino a questo momento abbiamo costruito e che abbiamo e che siamo ancora in parte vivendo, seppur nella fase determinata. Questo significa mettere in discussione quei concetti di solidarietà, di sussidiarietà che sono stati alla base e che sono ancora alla base di questo nostro Stato sociale, e che a un certo punto è come se qualcuno se ne fosse dimenticato, se è buona e la maggior parte di noi se ne fossero dimenticati, per iniziare a parlare di federalismo che, francamente, dico, seppur nella sua necessità o comunque nella necessità di avere un'organizzazione o un orientamento diverso delle nostre istituzioni, non può passare sicuramente in questo modo senza un confronto con la base, con le istituzioni locali, senza quello che possa essere in qualche modo la necessità di prevedere degli aggiustamenti, perché
Se così non sarà, se così non sarà, è ovvio che di questa nostra unità d'Italia non ci saranno più altri 150 anni dopo i quali le nostre generazioni, i nostri figli ne potranno ritornarne a festeggiare sia il concetto di unità d'Italia, sia soprattutto quel concetto di Stato libero, in qualche modo unitario, e di Stato che è basato nelle proprie radici, sui concetti di solidarietà e sussidiarietà. Quindi ben venga questa manifestazione a Palazzo La Greta, ben venga il confronto libero civile, e dopo il confronto quello che devono essere necessari e scelti che ognuno di noi è chiamato a fare. Buona giornata. Le società hanno potuto compiere il loro lavoro,
costante, tenace, diffuso e minuzioso. Hanno risposto ai bisogni dei lavoratori, ai diritti delle persone. Hanno messo in pratica il principio che la solidarietà non è essenzialismo, ma reciprocità. Che alla base di tutto ci deve essere il mutuo rispetto, e nel processo di unificazione italiana le società hanno fornito ai lavoratori un filo robusto per comporre il tessuto di relazione tra individui e tra gruppi. Figure chiave di questo movimento possono essere considerate Giuseppe Garibaldi, a cui tante società operate di pronto soccorso hanno dedicato il proprio nome, e Giuseppe Mazzini, le cui idee rappresentano un veicolo di grande importanza nella diffusione dei valori e degli ideali cooperativi e che favoriscono la nascita di molte società operaie di mutuo soccorso. All'interno di esse, oltre allo sviluppo di forme mutualistiche e volontarie, nascono circoli ricreativi, culturali e sportivi. Ricordo sempre nei miei interventi che fra gli impegni più importanti, più qualificanti e diffusi tra le società operaie di mutuo soccorso sono state le campagne di alfabetizzazione degli operai. Non dovrà essere mai dimenticato come tanti uomini e donne che, stanchi dopo aver lavorato 10 ore in condizioni lavorative talvolta disumane, non più concepibili oggi, desiderassero riunirsi la sera per imparare a leggere e scrivere e la domenica si ritrovassero nella sede sociale per il bagno e le feste. Questi uomini e donne versavano una lira al mese per prestarsi il mutuo soccorso in caso di malattia. Quegli uomini, quelle donne, con il loro silente e quotidiano lavoro, costruirono le loro sedi, aprirono scuole, asili, panetterie sociali, cooperative, banche di piccolo credito. Crearono una rete di solidarietà per soccorrere i più poveri di loro. Quegli uomini, quelle donne, offrono una lezione straordinaria di civiltà al mondo contemporaneo, troppo spesso gretto e intollerante. A costoro si deve grazie per la lezione dataci. Le società operaie furono la prima forma moderna di associazionismo e operate e operare conobbero una diffusione o un radicamento particolare nel territorio. Si può ben dire che non ci fu un solo comune che non avesse la società operaia. Il mutuo soccorso dava concreta risposta alle conseguenze economiche della malattia, vista la completa mancanza di forme di protezione sociale da parte dello Stato o delle aziende, e l'inesistenza di pratiche assicurative private. I salari o le redditi artigiani, sufficienti a garantire a malapena la sopravvivenza, dipendevano dai giorni di effettivo lavoro. Le società operaie rappresentavano una palestra di vita democratica e di autogestione. In quell'associazione gli operai, ancora prima di conquistare i diritti politici, eleggevano i loro dirigenti, amministravano le risorse e gestivano i vari servizi per i soci. I sodalizi siciliani ebbero un forte impatto di sociabilità nel territorio in cui operavano. Oltre al sussidio della malattia per i propri soci effettivi, svolsero un ruolo di elevazione culturale, dedicandosi all'istruzione, alla formazione professionale, alla scolarizzazione di base, non solo per i soci e i loro familiari, e fondando periodici, uno dei primi fu la rivista Malfattirlo e Lavoro, pubblicato nel 1865 dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Parigi. Possiamo affermare in pratica che l'evolversi del fenomeno mutualistico va di pari passo con la storia e la crescita del nostro paese, dalla nascita delle prime camere del lavoro al periodo fascista fino ad arrivare ai giorni nostri. Il mutualismo cammina di pari passo anche con il sindacalismo. Per quanto possa probabilmente essere riduttivo e semplicistico stabilire una derivazione diretta e lineare tra le associazioni operaie ottocentesche, soprattutto di mutuo soccorso, e le società di miglioramento e di resistenza, che costituiscono i primi nuclei del movimento sindacale, un forte contenuto associazionistico era presente nelle prime organizzazioni sindacali, anche al di là delle vicende che avevano portato alla loro costituzione. Alle origini, la struttura stessa delle organizzazioni sindacali aveva un netto carattere associativo. Il meccanismo di funzionamento si collega in definitiva su quello del mutualismo. Infatti, anche qui, gli associati pagavano delle quote che fungevano in qualche modo da assicurazione contro la disoccupazione, conseguente alle agitazioni e agli scioperi. Il piccolo associativo
prevaleva spesso sulla solidarietà titolare, come nel caso di scioperi delle leghe di vestiti. Che vi sia stata un'evoluzione nel tempo per cui si passa in prospettiva storica da una dimensione associativa ad una concezione del sindacato come organizzazione di pressione e di rappresentanza più larga, si può dare oggi per acquisito. Le analogie tra sindacalismo e mutualismo possono ancora continuare, prendendo in esame qualche esempio di cooperazione. Anche in questo caso la dimensione associativa delle origini è un dato piuttosto evidente, non solo perché la piccola dimensione, l'isolamento e la mancanza di un coordinamento accentuavano il carattere di piccole associazioni indipendenti, ma anche perché, in molti casi, le cooperative derivavano da altre associazioni prevalentemente di mutuo soccorso. Il carattere associativo era reso più evidente in molte cooperative di consumo nelle origini dal fatto che esse si limitavano spesso a vendere i generi acquistati ai soli soci, i quali poi redistribuivano fra loro perdite o utili di esercizio. Dalla nascita del mutualismo il sindacato ha tratto la solidarietà, la libertà per ogni singolo operaio e il diritto dovere per ogni cittadino italiano ad avere un lavoro, perché senza un lavoro l'uomo non può mai essere veramente libero. Il nostro pensiero in questi momenti di celebrazione del 150° dell'Unità Nazionale deve essere rivolto non solo alla nostra identità nazionale, alla salvaguardia dell'unità della patria e ai valori risorgimentali che ne mostrano la nascita, ma anche a tutti i giovani che non trovano lavoro, ai precari che non hanno la certezza di un posto di lavoro e la non certezza di potersi formare una famiglia e che non hanno nessuna protezione economica nei momenti di maggior bisogno, e cioè quando si ammalano e non percepiscono alcun reddito, ai pensionati che non riescono a volte neanche a sopravvivere con la mise della pensione sociale. La mutualità, insieme anche con i sindacati in questo campo, devono ritornare valori originali, quando i lavoratori mettevano assieme parte delle loro risorse per redistribuirle nel momento del bisogno. Fare scoprire ai lavoratori precari, in gran parte giovani, il valore della mutualità e del sindacalismo delle origini significa coinvolgere le nuove generazioni in un progetto di solidarietà che veda oggi come ieri due aspetti storici che hanno cambiato la vita degli italiani: il sindacalismo e la mutualità. Il mondo della mutualità da par suo ha bisogno dei giovani per rendere nuove che questi sono portatori. La Palazzola Atreide, per dare un senso concreto a questo incontro, con il sindacato può partire un dibattito costruttivo e di collaborazione con il mondo mutualistico per quello che insieme si potrà effettivamente realizzare a favore dei nostri giovani. Il mutualismo del XXI secolo non può fermarsi ai nuovi valori risorgimentali di cui ha tratto origine e sfondo. L'avvenire del mutualismo è l'innovazione, il mutualismo soprattutto in Sicilia, dove siamo lontani alle luci con il resto d'Italia, deve solcare strade nuove, inserirsi nei meccanismi di cambiamento sociale, uno fra tutti i fondi sanitari integrativi. E in questa direzione noi del Corese siamo impegnati ad ottenere dalla Regione una legge che possa riconoscere il valore storico, sociale e culturale delle SOMS siciliane, consentendoci di esprimere tutte le potenzialità che siamo capaci di offrire ai nostri soci e ai loro familiari, così come avviene nel resto d'Italia. Con l'ausilio della politica, il mutualismo può attivare un sistema economico virtuoso di soggetti sul territorio, dalle società operaie di mutuo soccorso alle cooperative sociali, dalle associazioni di volontariato ai sindacati, alle aziende, dalle istituzioni ai cittadini, in modo da coniugare la solidarietà con l'efficienza, il mutuo aiuto con una gestione rigorosa e consapevole delle attività economiche. Auspico che anche per il futuro le società di mutuo soccorso con il loro lavoro potranno essere importanti, oggi più di ieri. Potranno e dovranno essere di appoggio e accompagnamento al passaggio dal sistema del welfare esclusivamente statale alle nuove forme di sussidiarietà e mutualità integrativa, cui offriranno la loro pratica ultracentenaria di coinvolgimento delle persone e l'esperienza di un patrimonio intergenerazionale. Faranno in modo che tratti caratterizzati della nuova solidarietà organizzata continuano ad essere come in passato la partecipazione, la reciproca fiducia e l'autogestione.
ciò, nel segno di quella tradizione che ha fatto dire al primo ministro del lavoro e della previdenza sociale nella storia dell'Italia Unita, Mario Abbiati, queste società di mutuo soccorso sono state le uniche libere manifestazioni dei migliori spiriti, delle migliori persone del nostro paese. Grazie. Uguale per tutti, non retroattiva, non portando questo tranquillo di
debito bisogna di più forte, la legge non retroattiva, non uguale astratta, non a persona, ma uguale a tutti. E chiedere, queste sono le cose che nascono con lo studio albertino in Italia, siamo nati con la rivoluzione francese prima, e che danno l'opportunità di dare luogo alle prime forme di solidarietà tra i cittadini, non necessariamente lo Stato, ma lo Stato lascia che queste cose possono avvenire. Poi l'evoluzione della nostra legislazione negli anni successivi, nei 150 anni successivi, perché non parliamo solo di quel giorno, parliamo di tutta la storia, ripensando a quella d'Italia, non parliamo solo di una fondazione della nazione e dello Stato, parliamo delle varie fondazioni della nazione e dello Stato. E questo per due motivi fondamentali: uno diremmo quello fattuale e uno concettuale. Quello fattuale è che questo Stato poi si è sfasciato in questo punto, proprio settembre del 43, quelli che gli eredi di quelli che avevano fondato e non seppero reggere alla crisi che si era determinata, e si era detto a campo, come il mondo ricorderà Roma e in giro, mentre invece altri assunsero il protagonismo di questo Stato e furono le persone, i cittadini italiani che fondarono un nuovo principio di sovranità, quella sovranità democratica di cui oggi noi qui godiamo, no? E quindi uno Stato rifondato, uno Stato voluto ancora dai cittadini italiani, anche in un'altra occasione, anche in un'occasione successiva a quella dei 150 anni, a quella dei 150 anni fa. Questo ci fa pensare a un'altra cosa. Un francese si chiama Leone, in un momento drammatico per la Francia, nel 1870, nel corso proprio della sconfitta napoleonica, della ricostruzione della Francia, riflette sulla nazione, che cos'è una nazione, e disse questa cosa che ci serve molto: la nazione è un plebiscito quotidiano, cioè la nazione non la dobbiamo volere con noi, la dobbiamo volere, no? Per volerla dobbiamo essere in grado di volerla, cioè dobbiamo essere cittadini in grado di manifestare democraticamente questa volontà. Questo mi sembra il quadro generale che deve essere tenuto presente nella celebrazione di questi 150 anni dell'Unità d'Italia, perché non sia una celebrazione retorica, ma sia un guardarci in faccia tra cittadini di questo paese e ripercorrere le tappe del nostro stare insieme, non nostro fisicamente come persone, no? La cui vita non abbraccia 150 anni, ma i nostri padri, i nostri nonni, quelli che c'erano, quelli che sono venuti dalle campagne e poi hanno fatto le loro cose, eccetera. E lì appunto il senso di appartenenza, di cittadinanza, di solidarietà è stato un processo che si è costruito di volta in volta alla lotta. Questo è stato un elemento importante della nostra storia, questo allargarsi. Il mutuo soccorso è una delle prime manifestazioni di solidarietà, è stato detto, in uno Stato che non era Stato sociale, era uno Stato liberale, si chiamava lo Stato guardiano notturno, cioè lo Stato che fa le leggi ma non interviene mai, poi sta attento solo che le leggi vengano rispettate, non interviene. Dopodiché, nella evoluzione di questi anni, già fino al 1800 abbiamo avuto uno Stato sempre più presente, sempre più interventista, sempre più capace di legiferare, tutta la vicenda non solo della organizzazione del soccorso, delle banche popolari, le casse rurali, cioè è una storia complessa, il cooperativismo, una storia straordinaria, e il cooperativismo vede, mentre il soccorso vede più il nord, no? Come protagonista, come è stato detto, il cooperativismo vede per la prima volta la Sicilia come co-protagonista,
le cooperative in Sicilia e in Alto Ripiana, o la prima o la seconda regione come, come forza delle, delle cooperative. E naturalmente ci si può anche dire che non solo è la quantità ma anche la qualità, se pensiamo solo al fatto che uno di questi operatori, fondatori di Casa del Ruolo, eccetera, è Luigi Sturzo, cioè uno dei personaggi più straordinari della, della sua vita. Quindi questo avanzare della solidarietà, che significa entrare nello spazio, significa che le masse, coloro i quali non erano nati in particolare in condizioni di agiatezza, che non avevano avuto scuola, eccetera, eccetera, entrano piano piano nella politica, poi cominciano ad avere gli strumenti che sono innanzitutto gli strumenti di istruzione. Pensate che il voto censitario inizialmente era appunto riservato all'1% della popolazione italiana, cioè qui non avevo votato nessuno, praticamente tra quelli che siamo qua, all'1% della popolazione italiana, lo esercitavano ancora di meno, meno persone, e piano piano si allarga, e il primo allargamento del suffragio è riservato a quelli che sapevano già iscritto, che sapevano mettere la firma, no? Quindi immaginate l'importanza, no? Primi del Novecento di sapere mettere la firma. Immaginate quindi l'impegno della, della mutualità e della cooperazione, anche le cooperative avevano le loro strutture, no? Per insegnare a, a leggere rudimenti, quantomeno della lettura, che significava rudimenti della cittadinanza, significava poter andare a votare, no? Era una cosa di straordinaria importanza. Quindi questo al di là delle volte, tutti gli altri aspetti, no, ma questo principio elementare, no, di aiutarsi per acquisire alcuni diritti, no, attraverso una forma assolutamente pacifica e civile. Dovunque si trovino delle società di mutuo soccorso si trovano segni di grande civiltà. Qualche anno fa abbiamo ospitato anche a Catania una mostra delle società di mutuo soccorso, lì alla del 2 corso del recupero, e c'erano delle foto, c'è una tavola di cui mi ho fatto anche dono, organizzatore di queste cose, e lo dico per il ciclo, per salutare, si chiama Sebastiano Solano, è un catanese, un economista catanese degli anni 50, che aveva anche di Silvio Solabini, scrisse un libro importantissimo con Silvio Solabini sulla economia siciliana, sulla cui si occupò della questione agraria. Poi non trovò spazio nell'Accademia Catanese, se ne andò a Torino, dove è stato dirigente sindacale, eccetera, di altissimo livello, e ora è grande, molto attivo, ed è diventato un animatore proprio delle, delle società di mutuo soccorso, ne cura la storia, ne fa pubblicare, c'è una biblioteca straordinaria creata di libri sulle varie società di mutuo soccorso, libri bellissimi dove talvolta vengono riportati i registri, no, di queste società, degli inventini, dei munifatti, cioè sono contabilità tenute con una straordinaria precisione, è una cosa veramente la grande civiltà. E si vede anche che cose, che queste società poi si dotano di sedi e si dotano di biblioteche. Biblioteche straordinarie, c'è una Pozzallo che è bellissima, biblioteca, ma bella, con tutto un vivimento di legno, una cosa straordinaria, ricordo quella di Pozzallo, ma al centro di Torino, sotto la Gran Madre, una specie di casa di cantoniera sempre, c'è una società degli inventini che tiene ristorante, sala per le mostre. E una volta siamo andati proprio con Sebastiano Solano, stava per le mostre con Ciofila, un'altra cinquantina di importantissime, perché uno arriva lì e dice ma quantomeno qua ci andrebbe agnelli che sono, invece sono gli agnellini che hanno fatto tutto questo, una cosa veramente straordinaria. Quindi vi dico, c'è questo mondo, ma parliamo di elementi della solidarietà nella nazione, nella formazione della nazione, non solo gli elementi cellulari, di classe, eccetera, ma dobbiamo
ricordare, e credo oggi, perché il nostro deve essere necessariamente un dialogo tra il presente e il passato, non se non ha senso, credo oggi dobbiamo ricordare che c'è anche un problema nord-sud. Il sindaco accennava giustamente al problema del federalismo e dava una sua opinione positiva sulla questione del federalismo. Il nord Italia è un nord di sud con diverse condizioni, la più avanzata regione del sud è meno ricca della meno avanzata regione del nord. Questo non è perché nel sud siamo cattivi e nel nord siamo buoni, è perché il nord, sempre in quei meccanismi della globalizzazione, del mercato eccetera, è stato sempre meglio collegato con i centri più ricchi dell'Europa, i centri trainanti dell'Europa. La industrializzazione, lo sviluppo si allarga al macchiatoio, non passate normalmente, perché dovete, perché dovevo essere ricco. La nazione ha avuto nelle sue espressioni più serie, più democratiche, il compito di pareggiare questo divario, di offrire ai meno fortunati, no, qualcosa in più di quello che avrebbero potuto avere con le loro sole forze. Ma stiamo a dire, non è stato un omaggio, non è stato un regalo, è stato uno scambio fatto a vari livelli. Innanzitutto uno scambio politico. Quando l'Italia si creò nella sua estensione territoriale, quella che conosciamo noi, che fu un'iniziativa democratica, quella che Garibaldi di venire al sud e fare quello che fece, e non solo Garibaldi, da qui passò una colonna che veniva da Malta, la colonna di Fabrizi, di Nicola Fabrizi, spero che abbiate da via Nicola Fabrizi in questa città, e se non l'avete, che è importante, e Nicola Fabrizi venne da qui, sbarcò a Pozzallo e fu un personaggio importante, fu un nostro rappresentante, nostro, io e di Paolo Cesabella, che siamo diretti con tutti e due, fu eletto al Parlamento Nazionale, al primo Parlamento Nazionale. E Nicola Fabrizi era un grande teorico dell'Unità d'Italia, ha combattuto in Spagna, in mezzo mondo, eccetera, un rivoluzionario serio che organizzò appunto in un'organizzazione comunitaria con grande forza. Allora, quindi la nazione diventa importante perché ha il nord e il sud, perché ha un'estensione territoriale. E non, infatti, chi osteggiava la forma nascita della nazione, chi temeva che l'Italia potesse diventare troppo forte come Napoleone III, temeva l'avventura garibaldina, dice, questi poi diventano una nazione per davvero e quindi non li potremo tenere al guinzaglio, no? Questo è il problema. Quindi il sud porta all'Italia la forza, porta all'Italia la dimensione di una nazione vera che può stare accanto alle altre grandi nazioni dell'Europa di allora a parità e non come poi era più povera, eccetera, ma può stare a fare con questo. Quindi il sud non è una palla a piedi, è una risorsa politica straordinaria nell'Italia portoghese. Questa è la prima cosa. Il sud è stata una risorsa economica straordinaria per l'Italia di tutti i tempi. Sapete perché? I vostri nonni dove erano 70-80 anni fa? Buenos Aires, a New York, a Montreal, e ancora ci abbiamo i parenti, e ancora ci abbiamo, no? E questi che cosa hanno fatto? Questi nostri nonni sono quelli che a partire dagli anni 90 dell'Ottocento e poi fino al 1915 e poi ancora dopo nel secondo dopoguerra in un'altra direzione, in quantità enormi, a milioni, dal sud Italia, sono partiti per l'immigrazione in tutto il mondo, Europa, Stati Uniti, Sud America, poi Australia,
e poi Africa e poi dovunque si potesse andare, e hanno portato negli anni che vanno dal 1900 al 1914 una quantità di denaro che oggi è calcolabile in miliardi e di miliardi di euro e che allora era calcolabile in milioni e milioni di lire e che è sovravanzata per 20 volte il bilancio dello Stato. E con questi soldi che cosa si è fatto? Questi soldi venivano depositati alla posta, si sono comprati la casa, si sono comprati l'orto, si sono sposati, si sono sistemati, ma la maggior parte di questi soldi venivano depositati alla posta, che era la banca dei poveri, dove le persone povere andavano, la posta le ha trasferiti alle grandi banche e le grandi banche le hanno indicate per l'industrializzazione italiana. Cioè l'industrializzazione italiana che decolla negli anni negli anni giovintiani, cioè nel primo quindicennio del secolo del Novecento, è finanziata per intero dai nostri nonni sparsi per il mondo. Ora nessuno può dire dopodiché quella del dopoguerra è finanziata in grandissima parte da quelli che sono andati in Belgio, in Germania, eccetera, e partiamo da qui, la frattura della Caltanissetta, dove andava in crisi la industria mineraria, partivano da Rosarno, partivano da tutte queste cose qua. Questi è lavoro contro carbone, cioè no, il carbone in cambio della forza lavoro. Tutto questa gente ha finanziato la prima e la seconda industrializzazione italiana, quella dell'età giurettiana e quella del dopoguerra. Il miracolo economico l'abbiamo pagato noi. Questo è un punto fondamentale. E nessuno può rivendicare una proprietà dello sviluppo italiano, anche se poi si è verificato a me, perché l'abbiamo pagato tutti in questa forma. Ora, questo è il principio fondamentale da sottolineare e rivendicare davanti a qualsiasi forma di secessione, naso in aria, di puzza sotto il naso, di altre forme di schifiamento, diciamo così, del Mezzogiorno, perché questa è la realtà del nostro paese. È giusto che, e qui ci sono anche politiche, è giusto ricordare queste cose, perché è giusto dirle tutti i santi giorni in un dibattito politico dove sembra che uno che è meridionale si debba presentare col cappello in mano, tipo a rivendicare, a elemosinare le cose. Non è così. Questa Italia è stata costruita nella solidarietà che ha avuto, no, e che deve continuare ad avere uno scambio in tutti i sensi tra i gruppi sociali, tra le aree territoriali, perché se no non funziona più, e diventa privilegio di alcuni nelle mani di alcuni, con tutto quello che, a cui si accennava prima, mancanza di prospettive per i giovani, disoccupazione, morte sul lavoro e tutte le cose di cui appunto ogni tanto troppo spesso apprendiamo, no? E che costituiscono oggi una grave prospettiva, una grave mancanza di prospettiva per i più giovani, sicuramente, che si trovano a guardare il loro futuro con poche speranze, ma queste speranze devono essere ricostruite partendo dai valori appunto della solidarietà, della ricostruzione di una solidarietà su grande scala. E su questo io credo che ancora, e finisco subito, il mutualismo rinnovato, naturalmente possa giocare la sua carta, anche davanti alla crisi dello Stato sociale. Lo Stato sociale ha i suoi problemi, ma secondo me il mutualismo con quel volontarismo, con quella parte, no, di volontarismo che è proprio, no, che
e ci può ricordare che possiamo avere molte, molte, molte occasioni, molte possibilità di rinventarci un futuro, non necessariamente all'interno di strutture statali, ma in dialogo con le strutture statali, così come era nella tradizione originale. Poi naturalmente i grandi settori saranno diversi, diverso il mondo, no? Però quello spirito originario di innovativo, di invenzione, di andare a trovare, no, i terreni della solidarietà, dico, vanno, secondo me, va ricercato, va riproposto, ed è una grande risorsa per il nostro futuro, secondo me. Allora io con questo chiudo, vi saluto pure, perché fra poco magari ascolterò qualche altro collega, qualche altro intervento, ma poi dovrò andare via. E vi ringrazio ancora per l'invito, vi auguro un 150 di... Io ringrazio l'onorevole Bruno Marziano per la sua presenza qua e per la sua sensibilità dimostrata. Grazie. Passo la parola al responsabile del Centro Studi di Siracusa della CGIL, Giuseppe Marziano. Il centro studio ancora sta nascendo, è un anno, e quindi speriamo che poi diventa qualche cosa di sé, ma intanto ancora è solo un anno. Nel mio breve intervento la questione che cercherò di affrontare è quella del rapporto, del lungo filo rosso che lega fra di loro le società di mutuo soccorso, i fasci siciliani e il sindacato, come sindacato generale e confederale. Le società di mutuo soccorso nascono, come è già stato detto, nel resto d'Italia ai primi dell'Ottocento, ma in Sicilia si dovrà aspettare l'Unità d'Italia. Sarà solo nel 1886 che lo Stato, preoccupato che la concentrazione delle risorse economiche della classe operaria nelle società di mutuo soccorso diventasse un potenziale strumento di sedizione e di scontro sociale fuori controllo, va alla legge 3818. Questa legge riconoscerà personalità giuridica alle società di mutuo soccorso, delimitando però i limiti ai quali avrebbero dovuto attenersi nei rapporti con lo Stato e con le sue istituzioni. Quindi il soccorso ai soci come finalità, il risparmio come mezzo, la mutualità come vincolo. Venivano specificati infatti molto chiaramente all'articolo 1 le finalità operative: assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro, di vecchiaia, venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti. L'articolo 2 aggiungeva: le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Questi due articoli però non riuscirono a circoscrivere e imbrigliare l'azione delle società di mutuo soccorso. Esse esondarono dei compiti voluti dalla legge, diventando qualche cosa di più e di diverso, ed è proprio da qui che vogliamo partire. La loro nascita fu abbastanza tumultuosa. Anche nella nostra provincia, che allora comprendeva anche i comuni di quella che poi diventerà la provincia di Ragusa, ne vengono costituite circa un centinaio, una dopo l'altra, nel periodo che va dal 1867 al 1889, quindi prima e dopo la legge del 1886. Ciò comporterà che quelle nate prima dovranno modificare gli statuti. Avranno nomi che ne rappresenteranno l'orientamento politico: Principe di Napoli, Garibaldi, Umberto I, Regina Margherita, Benedetto Cairoli, il Risorgimento, Associazione Progressista, Club Operario e Democratico, o la caratteristica religiosa: Congrega del Santo Rosario, Congrega di Santa Maria dei Porcari, Società Cattolica Operaria, o che si richiamano più specificatamente
a categoria di lavoratori, società operaria fra i tappettieri, fratello Alza Agraria, società fra i facchini, società Gaetano Adorno fra i carrettieri, società fra i naviganti, fra i maestri e lavoranti pastari, o miste, società fra artigiani e contadini. Si costituiscono in tutti i comuni della provincia, ne faranno parte complessivamente circa 15.000 soci, su una popolazione provinciale residente di allora di circa 400.000 persone. Se consideriamo che per iscriversi bisognava essere uomini, avere almeno 18 anni e essere operaio o contadino o artigiano, parliamo di una popolazione interessata al fenomeno di circa 150.000 persone, di cui il 10% aderiva alla società. All'inizio sono ispirate e guidate da nobili illuminati, ben pensanti vari, personalità pubbliche, uomini facoltosi, che pensano di utilizzare queste associazioni per controllare operai e contadini, o nel migliore dei casi per fare l'elemosina o per esercitare la carità più o meno operosa e mettersi così il cuore in pace. In breve, le società acquisiscono una filosofia più chiara, e acquistano autonomia da questi personaggi, si precisano meglio finalità e scopi, negli statuti viene sancito il principio di eguaglianza ed è da esso che nasce la solidarietà, principio che può esistere solo fra uguali, se no diventa carità ed elemosina, e l'elemosina è il sentimento più lontano dalla solidarietà e dall'eguaglianza. Nasce anche il principio dell'autodeterminazione e quella che è stata la prima individuazione dei bisogni vitali per condurre una vita dignitosa diventa anche a ricerca delle risposte necessarie per risolvere il problema. Ancora si pensa che la soluzione dei propri problemi possa venire solo da se stessi, che non è lecito e decoroso che quei bisogni e quelle necessità, se precisati meglio, possano essere qualche cosa di diverso, cioè semplicemente diritti esigibili, e che quindi bisogna chiederli e pretenderli, dargli forse il dovere di ascoltare e di trovare soluzioni. Intanto si precisano meglio quali sono questi bisogni a cui occorre far fronte. La condizione del lavoratore quando è malato o infortunato, quando non può lavorare perché è troppo anziano, quando muore giovane, il fatto che non sappia leggere e scrivere. A questi bisogni, che ancora non sono diventate piattaforme politiche e richieste sindacali, le società di mutuo soccorso daranno una prima importante risposta appunto col sistema della solidarietà e della mutualità. Ogni aderente verserà ogni mese una somma che dovrà servire per sostenere il socio che si ammala e la sua famiglia per tutto il periodo dell'evento morboso. In caso di morte il socio avrà diritto, attraverso una specifica ulteriore sottoscrizione fra i soci, alle spese funebri e a un sussidio per la sua famiglia. Tutti i soci e la bandiera della società parteciperanno al funerale, addirittura è prevista una multa per quelli che non partecipano ai funerali. Organizzano anche scuole serali, inizialmente per accrescere l'istruzione dei soci, ma in seguito vedremo per quale altro motivo. Le più grosse mettono in piedi acquisti collettivi di generi alimentari di prima necessità e di utensili per il lavoro. Come si vede, questa prima capacità di solidarietà e di lavoro di squadra è quel filo rosso di cui parlavo, il mettersi insieme per affrontare i problemi e sortirne fuori, come diceva Don Milani, l'auto-organizzarsi, il darsi delle regole liberamente scelte e liberamente accettate, è l'inizio dell'organizzazione politica e sindacale della classe operaia. Il fatto che migliaia di persone povere o molto povere decidono di tassarsi mensilmente, di rinunciare a una parte del proprio salario, con la speranza di non dover utilizzare quei soldi o utilizzarli il più tardi possibile. La fabbricazione di una bandiera a cui tutti tengono e che diventa un simbolo, fatta da loro soltanto e non imposta da nessuno. Tutte queste caratteristiche
segnano veramente grandi novità e la nascita di un nuovo concetto di dignità. Ma se queste cose sono le novità, ne segnano anche il limite. Innanzitutto sono tutte organizzazioni locali, anche se arrivano anche a 600-700 soci. La loro attività si ferma al comune dove l'associazione è nata e spessissimo ha una sola categoria di lavoratori. Non hanno interesse ad allargare l'orizzonte, non riescono ad affrontare altri problemi che vanno maturando nel mondo del lavoro dipendente. Non esistono collegamenti fra le varie categorie dei lavoratori, praticamente il loro carattere innovativo comincia a venire meno. Manca la visione d'insieme, la capacità di dare risposte generali ai lavoratori. Anche la stessa legge elettorale del 1882, fortemente voluta dalle società di mutuo soccorso, legge che estendeva il diritto di voto a tutti i maggiori di 21 anni di età che sapessero leggere e scrivere oppure pagassero le imposte dirette, contribuì a modificare il loro ruolo, diventando molto spesso, in occasione delle tornate elettorali, comitati elettorali dei vari notabili locali. Ma l'inizio del tramonto delle società di mutuo soccorso viene causato dalla legge che il 17 marzo 1898 istituiva l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori dell'industria, facendo seguito poi alla costituzione della Cassa Nazionale contro gli infortuni del 1883, mentre il 17 luglio del 1889 il Parlamento approva l'istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia, mostrando un approccio nuovo e più moderno al tema pensionistico. Paradossalmente, la conquista delle leggi che risolveranno quei problemi per la soluzione dei quali esse erano nate le portò rapidamente a una funzione puramente integrativa e comunque marginale. Ma seguiamo a dipanare questo filo rosso che ci porta al 1892. Mentre al nord nascono il Partito Socialista e il Movimento Operaio, in Sicilia nascono, si sviluppano e vengono repressi ed eliminati i fasci dei lavoratori. I fasci furono per quegli anni la scalata al cielo del proletariato urbano e rurale siciliano. Furono come un incendio che percorse tutta la Sicilia in lungo e in largo, 18 mesi, dal giugno del 92 al dicembre del 93. 18 mesi che portarono all'attenzione dell'Italia e dell'Europa le richieste del proletariato siciliano. Fu come un fiume in piena che passando porta alla luce l'altra faccia della Sicilia. I soprusi, la miseria, la mafia, il sudore della fatica, la fame, ma anche la volontà di cambiamento e di riscatto, la richiesta di terra e di lavoro. I dirigenti del giovane Partito Socialista non capirono, anche se in un primo momento avevano accolto i fasci nel loro seno. Il potenziale del movimento, la carica di novità che portava, e invece di integrarlo nel movimento operaio e dargli una sponda nazionale, lo considerarono un corpo estraneo, lasciando che la reazione di Crispi si abbattesse sui fasci siciliani distruggendoli. Giuseppe De Felice, Nicolò Barbato, Bernardino Verro, Nicolò Petrina, Giacomo Montalto, De Luca ne furono i dirigenti. Gli scioperi per ottenere i patti di Corleone, trasformazione del terreno rapido in mezzadria, e le manifestazioni contro le tasse dei comuni, manifestazioni spesso guidate per la prima volta da donne, furono il momento più alto del movimento, ma anche la sua fine. Il siciliano Francesco Crispi, già garibaldino e rivoluzionario, al contrario di Giolitti, rispose con lo stato di assedio in Sicilia e con la repressione più violenta. 85 lavoratori furono uccisi, centinaia furono i feriti, tutti i dirigenti furono arrestati, processati e condannati con pene dai 3 ai 16 anni. Alcuni riuscirono a fuggire in esilio. Il movimento operaio e contadino in Sicilia impiegherà circa un decennio per riprendersi. I fasci dei lavoratori, anche se figli della società di mutuo soccorso, già sono organizzazioni più complesse che cominciano a rivendicare diritti,
anche se nei loro statuti continuano a prevedere l'assistenza nei casi di malattia o morte, l'accompagnamento funebre con relativa tassa straordinaria, d'altro canto, oltre a un richiamo importante alla moralità e all'etica, lo statuto spesso prevede che fra i soci bisogna amarsi come fratelli ed è proibito frequentare le pentole, le taverne, i caffè con lo scopo di gozzovigliare o giocare. Ci sono importanti novità che riguardano innanzitutto i nuovi scopi che i fasci si danno, di concorrere con ogni mezzo al conseguimento dell'emancipazione operaria, combattere ogni sfruttamento economico, dare solidarietà fra i lavoratori, la quale li fa forti nella lotta per il diritto al lavoro. E questo è il salto di qualità che fa dei fasci la prima organizzazione politico-sindacale dei lavoratori siciliani. La seconda novità è che si esce dall'ambito strettamente comunale di categoria per diventare un'organizzazione per tutti i lavoratori di tutte le categorie, fatta di operai, braccianti e contadini, che ha collegamenti nei vari comuni e si dà anche un'organizzazione provinciale e regionale, il Comitato Centrale. Nella nostra provincia ne nascono diversi. A Siracusa nasce nel 1892 il Fascio di Siracusa e ne è promotore l'avvocato Luigi Leone Quella, che viene processato e assolto nel processo di Palermo contro i dirigenti dei fasci, a circa 1200 aderenti. A Florida il Fascio di Florida è costituito nel marzo del 1893, ne è presidente Antonio Calabro, ispiratore l'avvocato Salvatore Bordonaro, a circa 600 soci. Il Fascio di Solarino 50 iscritti, quello di Rosolini, dirigente dell'ADI, circa 300, il Fascio di Augusta altri 300, Franco Fonte, di cui è dirigente Antonino Pico, studente di matematica condannato nel processo di Palermo a 5 anni, il Fascio di Lentini, diretto da Vincenzo Consiglio, a 650 soci, il Fascio di Avola, diretto da Corrado Morale e Gioacchino Caruso, 65 soci. Di questo fascio è ispiratore il cavaliere Gaetano D'Agata, che poi vedremo più avanti diventerà anche deputato al Parlamento Nazionale. Tutte le associazioni vengono sciolte d'ufficio, vengono sequestrate le bandiere e i fondi, gli arrestati nella nostra provincia furono 73. Quel filo rosso a questo punto sembra spezzarsi. Per alcuni anni c'è l'assoluto silenzio, il movimento operaio siciliano ha accusato il colpo, i suoi dirigenti in carcere o in esilio, i lavoratori senza guida. Si riformano le società di mutuo soccorso, ma questa volta sotto l'attento controllo della polizia, che vigila affinché non si ricostituiscono i fasci sotto mentite spoglie. Sarà un lungo periodo di silenzio che si interromperà solo ai primi del Novecento con l'avvento del governo Giolitti, che interviene nel campo sociale. In Sicilia ci si riorganizza e si riannoda quel filo rosso. Questo avviene anche nella nostra provincia, dove i contadini e i braccianti giornatari guidati da Lentini, da Filadelfo Castro e Francesco Marino formano la cooperativa Il Lavoro e a Avola, guidati da Gaetano D'Agata, detto Cavalieri, costituiscono un'altra cooperativa, mentre il proletariato urbano a Siracusa, guidato dall'avvocato Edoardo Di Giovanni, da Luigi Leone, da Salvatore Nanna, da Luciano Russo e Achille Dorno, dà vita alle Leghe dei Mestieri, i cui delegati il 15 marzo del 1913 costituiranno la prima Camera del Lavoro di Siracusa. I delegati di ben 36 leghe ne eleggeranno primo segretario generale Luciano Marino. È nato il sindacato anche in questa parte della Sicilia, con circa 7 anni di ritardo. Finalmente nasce lo strumento del riscatto dei lavoratori, quelli che erano desideri, speranze e aspirazioni si incarnano in concetti di rappresentanza, di contrattazione, di diritto e come tale diventano patrimonio e acquistano dignità di appartenenza nel comune sentire del paese, facendo un altro passo importante sulla strada dell'unità d'Italia. Ma dovranno passare ancora molti lunghi e bui anni
attraverso due guerre e il ventennio fascista, per arrivare al riconoscimento del sindacato e della sua funzione in Italia. Infatti, sarà solo il 22 dicembre del 1947 che la Costituzione italiana, con l'articolo 39, l'organizzazione sindacale è libera, ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge, e condizione per la registrazione degli statuti dei sindacati sanciscono un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica, possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Sancirà definitivamente il ruolo del sindacato come elemento fondante della società italiana e i valori da esso portati avanti come valori universali e riconosciuti da tutto il popolo italiano. Dopo la Costituzione ci sono stati altri 60 anni di storia di lotte, di conquiste sociali, di sconfitte e di vittorie, ma questa è un'altra storia. Di avviare il mercato a raggiungere nel più breve tempo possibile
le nuove piazze cinesi, indiane, asiatiche, giapponesi attraverso quel canale di Suez. E naturalmente Inghilterra e Francia, che gestiscono l'affare dell'apertura del canale di Suez, vogliono mantenere, ma vogliono conquistare e mantenere il primato sul Mediterraneo. E temono la presenza di una Italia che riscopre la sua vocazione nel Mediterraneo. E qui torniamo al discorso del nostro risorgimento. Quale risorgimento dobbiamo ricordare? Quale risorgimento dobbiamo risorgere? Mentre Ugo Foscolo agli inizi dell'Ottocento esorta gli italiani alla storia, invitandoli, incitandoli ad agire e lottare per ritrovare l'unità e la libertà, mentre in Sicilia Michele Amari, con la pubblicazione della storia della rivolta del Vespro, incita i siciliani nel mutare dei tempi a riprendere quell'antica lotta per la libertà dalle dominazioni straniere che era stata elogiata da Carlo Marx ma anche dal liberale francese Tocqueville. Questa idea d'Italia che risorge non risorge per tutti allo stesso modo. Per esempio, Mazzini pensava ad un'Italia libera e indipendente ma repubblicana. Un'Italia che doveva cementarsi attraverso le lotte degli italiani, che dovevano essere consacrate attraverso un'assemblea popolare costituente che avrebbe dovuto decidere se l'Italia doveva essere una repubblica o una monarchia, ma soprattutto l'idea di unità d'Italia di Mazzini era ispirata da quel libro fantastico, stupefacente, I doveri dell'uomo, di cui vergognosamente è passato inosservato il 150° anniversario della pubblicazione svolto l'anno scorso. E cosa c'è scritto in quel libro? Sostanzialmente c'è scritto che bisogna affermarsi ad una lotta di classe che però deve tendere ad una sintesi tra produttori, tra datori di lavoro e lavoratori attraverso lo strumento della cooperativa, attraverso lo strumento della società. E questa idea d'Italia è diversa dall'idea d'Italia che aveva un altro personaggio, Cavour. Chi è Cavour? Cavour è il più importante imprenditore agricolo dell'Ottocento. È il proprietario di una delle aziende agricole più moderne d'Europa. È uno dei più importanti uomini d'affari d'Europa. Poi nella storia d'Italia, grazie a Dio, gli imprenditori non sono mai mancati. L'idea d'Italia di Cavour era diversa dall'idea d'Italia di Mazzini. Innanzitutto, dal punto di vista geografico, questa Italia unita doveva fermarsi alle porte di Roma. Perché Cavour, che proveniva dalla ristorazione e dalla borghesia, rappresentava quella idea d'Italia che nasce nella borghesia del nord, nel quadrilatero industriale di Milano, Venezia, Torino, Genova, nello stesso momento in cui il capitalismo si espande, il Mediterraneo diventa centrale, e queste borghesie industriali e agricole di questi quattro grandi centri non possono coalizzarsi e competere con le altre potenze. Ed è Cavour che spegne la rivoluzione siciliana del 1860, attraverso la quale Garibaldi e Mazzini sperano di recuperare con l'iniziativa popolare, democratica e repubblicana, capace di costruire l'alternativa all'idea d'Italia di Cavour. Guardate che nel 1860 in Sicilia nel sud si combatte una battaglia politica decisiva che dovremmo riscoprire, perché è fatto vista. Guardate che a Napoli nell'ottobre del 1860 si ritrova
Garibaldi, Mazzini e Cattani. Cavour è un po' preoccupato di questo. Pensa le stesse cose che probabilmente pensa oggi Berlusconi quando sa che c'è un incontro tra Fini, Bersani e Casini. Cosa combineranno questi tre? Garibaldi, Mazzini e Cattaneo hanno trovato una sintesi a Napoli nel 1860. Mazzini e Cattaneo hanno rinunciato alla pregiudiziale repubblicana, purché Mazzini addirittura rinuncia alla pregiudiziale centralista. Sostanzialmente disegnano una Italia federale, scrivono una lettera a Vittorio Emanuele II con la quale chiedono a Vittorio Emanuele II di scegliere. O l'idea d'Italia di Cavour, oppure l'idea d'Italia di Garibaldi. Un'Italia federale, un'Italia in cui il popolo ha un ruolo fondamentale. Un'Italia da paragonare a quella Germania che nascerà 10 anni dopo, con un'alleanza tra monarchia e popolo. Questa alleanza tra monarchia e popolo viene impedita nel 1861 in Italia, perché Vittorio Emanuele II risponde a quella lettera riconfermando la fiducia a Cavour e dunque imponendo quello che poi sarà l'evento simbolico rappresentato da Teano, e dunque la consegna del regno delle Sicilie a Cavour è lo spegnimento della rivoluzione sociale. Questo è lo scontro che avviene in quel momento. E questa è l'occasione perduta del 1860-61. Ma accanto a queste idee, poi ce n'è un'altra di cui si parla pochissimo, e che ritengo sia quella fondamentale e decisiva, il risorgimento che deve risorgere. È il risorgimento teorizzato da figure come quelle di Pisacane e soprattutto di Giuseppe Ferrari. Il risorgimento del povero. Giuseppe Ferrari in una bella pagina scrive che il nemico degli italiani non è soltanto lo straniero austriaco, ma anche lo straniero borghese, lo straniero aristocratico che opprime e sfrutta il bracciante, che opprime e sfrutta l'operaio. E Pisacane parla di una redistribuzione della ricchezza nazionale che può garantire il rinnovamento della nazione, la soluzione del problema sociale, della questione sociale attraverso la questione nazionale. In questo senso noi abbiamo una nazione che si fonda sulla solidarietà. Questo risorgimento del povero è stato sconfitto dall'idea di Stato liberale, è stato sconfitto da Cavour e da coloro che verranno dopo Cavour. È stato sconfitto per esempio da un ministro come Quintino Sella, che impone la tassa sul macinato, ma un industriale tessile, ministro del bilancio, come può risolvere il problema del bilancio nell'Italia del 1861 con la tassa sul macinato, che colpisce il povero, i disagiati, gli immaginati, la categoria più povera, che colpisce quel risorgimento del povero, il quale non trova udienza neppure in quello che è il primo Parlamento dell'Italia unita. È stato detto che nel 1861, quando si vota per il primo Parlamento, che voglio ricordare a bassa voce, inaugura l'ottava legislatura piemontese, non la prima d'Italia, una traccia di quella piemontesizzazione liberale, non di quella ideologia del nord che pervade tutto lo stivale. E del resto Vittorio Emanuele ebbe il cattivo gusto di proclamarsi secondo l'Italia anziché primo. Al contrario, per esempio, di Napoleone III che si era proclamato imperatore dei francesi, o di Guglielmo Primo che 10 anni dopo si proclamerà imperatore di tutti i tedeschi. In quel Parlamento questo risorgimento del povero non è rappresentato. Perché? Perché mentre per esempio per il plebiscito in Sicilia si era votato con la legge Garibaldi che prevedeva il suffragio universale, le elezioni che si svolgono a gennaio si
si votano col sistema maggioritario, cioè con la legge elettorale di Montes, dove può votare chi paga un censo di 40.000, 25 anni sa leggere e scrivere. Ma il nostro amico Cavour, prima delle elezioni, cosa fa? Una piccola riforma elettorale. Che non sono mai mancate nel nostro paese nei momenti decisivi. E questa riforma elettorale cosa prevede? Una ridisegnazione dei collegi elettorali siciliani e meridionali, attraverso cui viene garantita la vittoria dei candidati di area liberale, moderata e cambiale. Allora è questo risorgimento del popolo che si sente tradito dal risorgimento e reagisce. Io ho ascoltato con molto interesse la relazione di Marziano, sulla storia della società del soccorso e anche l'intervento di Giuseppe Cecchinella, ma dobbiamo ricordare che proprio il 27 febbraio del 1861, che all'interno delle società operaie di mutuo soccorso, noi abbiamo l'elemento repubblicano e democratico che sconfigge nel nono congresso quello liberale e moderato. Le società operaie di mutuo soccorso si schierano dunque decisamente a favore di quel risorgimento del povero, ispirandosi a Mazzini, a Pisacane, a Garibaldi, a Giuseppe Ferrari. E poi abbiamo la rivoluzione del 1866 in Sicilia, che mette insieme Garibaldini, Massimiani, dice Francesco Renda, una eterogenea commissione di estrema destra e di estrema sinistra del nord in funzione antiliberale, antiborghese, antiaristocratica. E poi abbiamo le grandi manifestazioni del 1884, gli scioperi contro la tassa sul macinato, Bertolesi, la Lunigiana del 1893, gli scioperi del 1898, il tentativo del generale Perdò di instaurare una dittatura con delle proposte di legge che limitavano la libertà di stampa, dove intervenne la magistratura, vedete come la storia si ripete, a difesa dei diritti sanciti da quello statuto albertino che è stato più volte citato qui. Allora è questo risorgimento del popolo che deve risorgere, e che è contenuto nella nostra carta costituzionale, a cominciare dall'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Io detesto sentire, e nelle mie lezioni cerco sempre di ricordare, che non significa che l'Italia sia fondata sul lavoro nel senso che deve garantire il diritto al lavoro. Una repubblica democratica fondata sul lavoro significa che questa repubblica, questo Stato, nel momento in cui disegna le leggi dei due elementi dinamici dell'economia, capitale e lavoro, deve dare la priorità alle esigenze e agli interessi del lavoro, altrimenti non capiamo gli articoli successivi sulla retribuzione giusta, sul salario giusto, altrimenti non comprendiamo l'articolo 41 di cui oggi si discute, che può far cadere alcuni limiti e alcuni vincoli da sacrificare nel nome di quel profitto che oggi non ha saputo nemmeno tenere conto del sangue versato da intere generazioni, non soltanto in occasione del 1860, ma anche in occasione del 1 maggio, del 25 aprile, di tutte, della prima guerra mondiale, del 4 novembre, di tutte le grandi lotte, anche del sangue versato da quell'emigrazione che venne salutata dai risorgimentisti del povero, quell'emigrazione che venne salutata dagli anarchici, dai repubblicani, dai socialisti, le forze vive del posto risorgimento. Venne salutata come una vergogna, perché fu la borghesia di allora a costringere i nostri braccianti, i nostri contadini ad emigrare, e di tutto quel denaro che tornò in Italia neppure un centesimo venne destinato al sud, da dove provenivano le masse di emigrati. Ecco, allora questo secondo me è il risorgimento che oggi deve risorgere, che deve ispirare non una parte politica, ma deve ispirare una nazione e un popolo, non dimenticando anche, e concludo, la nostra cultura, la
letteratura siciliana che subito deve essere estratto dalla nostra storia. I Miscellani, dove Da Roberto fa dire ad un certo punto a Luzzetta quella famosa frase, no? Ora che l'Italia è fatta, facciamo gli affari nostri. Così scrive Roberto. E l'aristocratico lo diceva che l'Italia è fatta, possiamo fare gli affari nostri. È questa logica che dobbiamo scherzare, insieme all'altra. Tancredi, il quale non soltanto dice che è necessario trasformare tutto e cambiare, insomma, quel meccanismo là, c'è. Questo lo dice prima, dice una cosa più importante dal punto di vista storico. Dice, se non ci siamo anche noi, noi borghesia, noi aristocrazia, quelli ti fanno la Repubblica, certo. Il decreto che ti padrone del 2 giugno, la terra, Cattaneo, l'Italia federale. In un momento in cui negli Stati Uniti d'America, 150 anni fa, mentre qua facciamo l'unità, esplode la guerra civile proprio sulla questione della terra, non soltanto su quella della schiavitù, ma su quella della terra. Perché gli Stati del Sud vogliono vendere la terra a chi non ce l'ha, mentre gli Stati del Nord vogliono distribuirla, così come voleva fare per l'Italia. Qui la questione della terra in quel momento, a proposito di ricchezza, è decisiva. E l'altra questione attorno alla quale esplode la guerra civile americana è quella del rapporto tra i singoli stati e il governo centrale, una federazione più forte. Queste sono questioni che vengono replicate in Italia. Russia 1861, abolizione della servitù della guerra, la questione della terra è economicamente importante. Allora, Tancredi, se non ci siamo noi, quelli fanno la Repubblica. 150 anni dopo dobbiamo avere il coraggio di uccidere all'interno delle nostre coscienze i tanti Tancredi che proiettano ancora la loro ombra sulla nostra realtà. Oggi una Repubblica l'abbiamo, quindi dobbiamo realizzare la seconda parte, trasformare veramente tutto. Grazie per avermi ascoltato. Diamo la parola ad Antonio Riolo, della segreteria regionale della CGIL Sicilia. Non è semplice poter esprimere qualche confusa idea alla luce di quanto accaduto, però una cosa ce l'ho chiara e l'avevo chiara ieri sera quando, grazie a Mario, grazie a Paolo, alla CGIL di Siracusa, ho potuto vedere un'insorgente luna nuova che sarà stasera per lunedì luglio, e con la fortuna di essere sopra Atlanto e a pochi passi lineare di quelle pietre di Pantanica che fanno giustizia del dibattito che c'è stato all'ultimo Consiglio dei Ministri sulla festa del 17 marzo per ricordare i 150 anni della proclamazione del Regno d'Italia. Fanno giustizia nel senso, come diceva Vincenzo Pozzolo, che le pietre di Pantanica, la civiltà di Palazzolo a Trento, un'emozione continua, se non fosse che i santoni sono un privilegio di pochi, purtroppo, perché lì c'è la metafora anche di una cosa importante che dobbiamo sapere dire oggi, e io credo che nelle conclusioni del professor Sino, per i colloqui che abbiamo avuto stamattina, c'entrerà molto su questo argomento, che è quello che è difficile curare una civiltà trimillenaria come quella siciliana. Siamo in terra che anticipa di mille anni la nascita di Roma, è una terra che non è solo Siracusa, ma è anche Agrigento, Megeva, Palermo è quella di Roma, e dobbiamo sentire dire per sempre che le nostre classi dirigenti affidano le responsabilità delle nostre tragedie sempre ad altri e mai si assumono le proprie responsabilità. Io credo che invece l'occasione che abbiamo davanti è quella di una mutazione culturale nel modo di essere siciliani, perché sentire queste cose è di una somma importanza, e tra l'altro, ironia della storia, guardate che sono tantissime le cose che iniziano in Sicilia, abbandonano questa terra, altrove diventano elementi fondamentali di lunghe e fortunate storie di tante popolazioni, e i primi a dimenticarci dell'origine che hanno avuto nella nostra terra queste grandi idee sono loro. Io infatti
troppo attuale, CGL, per l'anno prossimo, con buona pace dei risorgimentalisti, perché è una questione molto delicata e dibattuta, quella di celebrare i 200 anni della Costituzione del 1812. Piaccia o non piaccia, mi aggancio a una cosa che dici tu amabilmente sulla questione della terra, la questione quindi dei diritti fondiari di proprietà. La Costituzione siciliana del 1812 è la Costituzione che precede finanche elementi di evoluzione parlamentare democratica della grandissima storia inglese. La Costituzione del 1812 è quella che tripartisce i poteri e che affida davvero il concetto che poi viene preso nella Costituzione nostra, ma ancora prima dello Statuto dell'Autonomia, uno dei concetti fondamentali, che è quello della partecipazione democratica, in quel coesione, in quel concetto di solidarietà che Mario e gli altri hanno brillantemente illustrato, ma che è la storia della CGL, se ci pensate bene. Perché non potrò trattare questa parte perché è stata benissimamente descritta, in modo particolare da Giuseppe Marziano, che è quella della lezione dei fasci. Guardate che nel 1892-93 in Sicilia nasce una questione che avrebbe cambiato la storia del mondo se non fosse stato per l'intervento di Engels a Parigi, quando il modello dei fasci, che poi è il modello delle Camere del Lavoro che insorgono all'inizio del Novecento, 1904, 1905, 1906, che volevano ripercorrere il modello dei fasci di Piano degli Albanesi, no? La grande lezione di Barbaro, non è un caso che la tua Torino viene liberata da Pompeo Galiani con il nome di Barbaro, perché la lezione di libertà, di partecipazione e di resistenza a tutte le forme di fascismo deriva le sue origini in quella Sicilia del 1892, e però trova in Engels il favore della concezione che poi sarà portata avanti da Lenin, che è quella che la rivoluzione la può fare solo la classe operaria e giammai i contadini. Ma che cos'è stata l'occupazione delle terre in Sicilia, che deriva da quelle forme mutualistiche di solidarietà? Io voglio ricordare qui un grande personaggio della CGL, Bruno Trentin, che proprio intestò un congresso nazionale della CGL sull'etica, la solidarietà e la strategia dei diritti. Guardate quanto è bella questa lezione nell'individuare il lavoratore non solo come l'operatore economico, produttore di una ricchezza, ma di individuarlo come cittadino e di individuarlo come persona. In questa triade cittadino, lavoratore, persona, c'è un cammino che apre il cuore a tutte le speranze. Io voglio essere ossimorico se dico che ho una ragionevole speranza, ma ho una ragionevole speranza perché è la lezione della storia che è una lezione di libertà e di diritti. Una cosa va sottolineata, l'ho sentita poco e secondo me invece è un elemento di grande importanza, che l'Italia è giovanissima, 150 anni, insomma, sono una bazzecola, se pensate che l'età media ormai di ognuno di noi protende verso le 120 anni, per buona pace del Presidente del Consiglio che ha anticipato anche questo, bisogna riconoscerlo, è bravissimo nel sapere vedere lontano, soprattutto se si affida all'intensità del tempo, no? alla quantità del tempo, perché quello che è accaduto in questo quindicennio in Italia davvero ha mutato completamente gli scenari fondamentali di nostra grande importanza. Però la lezione del 1892 noi la possiamo fare nostra con alcune priorità. Una è quella della difesa della Costituzione del 1948, perché se legate la Costituzione del 1812, quanto mortì Provittatore nella sfortunata e sciagurata ipotesi Cattaneo Garibaldi, quel mese di perdita di tempo a Napoli. Guardate, io ho portato qui, ho riletto, nel 1860 dalla Sicilia si scrisse in un atto straordinario consegnato a Cavour, che immediatamente fu strappato, quello che è l'attualità della riforma federalista dei nostri giorni.
si parla di regioni, si parla di macro regioni, di tripartizione dei poteri, e però fu impedito al Parlamento siciliano di poter legiferare, e fu la prima regione d'Italia, il primo Parlamento che avrebbe dovuto includere questa descrizione dell'Italia. E se leggete questo insieme in controluce allo Statuto dell'Autonomia del 1946, con buona pace anche di chi presiede oggi il governo della regione, lo Statuto autonomistico che ha 2 anni di anticipazione sulla Costituzione repubblicana, è una delle carte più importanti che il popolo siciliano si è saputo dare. Ma non certo Roma o Bruxelles hanno fatto dei danni allo Statuto dell'Autonomia. I danni veri allo Statuto dell'Autonomia l'abbiamo fatto noi come classe dirigente siciliana, che non abbiamo né saputo né voluto usare sapientemente uno strumento che è prezioso, che va rivisto, che va riformato. Vedete, l'Assemblea regionale per attualizzare i 90 parlamentari, questo il Parlamento più antico d'Europa, che cosa ha fatto? Non ha avuto nemmeno la capacità in questi anni, laddove a Roma si costituiva la commissione bicamerale sulla riforma federalistica dello Stato, di apportare quelle modifiche allo Statuto siciliano, in modo particolare l'articolo 14, che sono necessarie per sbloccare l'impantanamento della politica siciliana. Ci sono poi, è vero, grandissime responsabilità nella distribuzione del reddito, nelle primazie economiche. Mi fa piacere sentire analisi abbondantemente marxiane, per me che sono un comunista ormonale è un motivo balsamico di respiro, però attenzione a non leggere le questioni solo dal punto di vista economico. La questione del federalismo per la CGIL è una questione importante, bisogna vedere però quale aggettivazione può avere il federalismo, perché quando noi parliamo di federalismo è consolidato un federalismo nel solco della Costituzione, un federalismo che unisca. La CGIL dice una cosa fondamentale: salviamo la Costituzione del 1948, perché tutto è diviso. Professore, i vecchi e i giovani, il Gattopardo, libertà, le antinomie che sono create. Oggi le divisioni non sono solo economiche, sono geografiche, territoriali, antropologiche, sessiste, ma finanche generazionali. Oggi per la prima volta abbiamo un ribaltamento dei vecchi e giovani di Pirandelliana memoria. E la CGIL, quando il 27 novembre a Piazza San Giovanni ha portato migliaia e migliaia di persone, ha potuto avere quella coerenza che ne deriva dalla sua storia a dire la bandiera del futuro dei giovani la prendiamo noi. E io voglio ricordare una cosa prima di avviarmi rapidamente alle conclusioni del professore Sino. Primo, che il primo maggio 2011 sarà festeggiato e celebrato a Marsala. È già una notizia che avremo i 3 segretari generali CGIL, CISL e UIL, e non è un caso che lo faremo a Marsala, perché un bene prezioso come quello di Giuseppe Garibaldi, solo una nazione autolesionistica, e passatemi il termine, non moderna, perché ditemi voi, nella differenziazione tra moderno e antico, si può definire moderna una nazione che fa finta di non digerire la stessa storia? Qua non c'è in me una polemica verso la Lega Nord o verso espressioni secessionistiche, ma si può tradire l'idea utopistica straordinaria che il Risorgimento ha segnato. Certo, ma un nuovo Risorgimento è l'utopia del 1° maggio del 1890, sono i fasci del 1892, sono i movimenti mutualistici e assicurativi e cooperativisti. La Sicilia nella fine dell'Ottocento era la seconda regione d'Italia in quanto a movimento cooperativistico, e quindi qualificava la democrazia. E proprio domenica scorsa, per merito di un altro soggetto politico fondamentale nella modernità e che vede nella CGIL grandi esempi di coerenza, non fosse altro che il nostro segretario generale è una donna, le donne italiane, in oltre 200 piazze italiane, hanno posto al centro quella meravigliosa domanda: se non ora quando? Se non ora quando, voi sapete, è un versetto del Talmud dei nostri amici ebrei. Ora qua non voglio avere la via ebraica di Palazzola Crede e l'amicizia di Mario e dei San Paoliani della Contrada.
strada di San Paolo di Palazzolo a Trieste, ma in quella civiltà che rasenta ormai quasi 4.000 anni, Primo Levi portò notoriamente questa frase, il soggetto era la giustizia sociale. La giustizia sociale. Le altre due frasi lo sapete quali erano? Era prima se non ora quando, se non qui dove. E la terza, che è quella che è la lezione più importante che dobbiamo ricavare e che noi come CGL portiamo avanti nel ricordo pieno dei 150 anni dell'Italia, è quella che dice se non io per me, chi per me? Quindi il concetto di una responsabilità che nasce sì come responsabilità individuale, ma che diventa immediatamente responsabilità pubblica collettiva. E che cos'è l'articolo 42 della Costituzione? La funzione sociale della proprietà privata e la garanzia dei 38 e 39 seguenti sulle organizzazioni sindacali che giustamente Peppe richiamava nella sua brillante relazione. E allora è così difficile anche per formazioni che si ispirano al centro-sinistra avere un punto di riferimento, una stella polare che ci sappia ricondurre in questa direzione. E voglio concludere con una frase che ho trovato come un respiro, come piacevole poesia, però con la forza anche della coerenza pratica. L'ha scritta un grandissimo maestro che si chiama Daniel Barenboim, è un grande maestro di musica che ha fatto una cosa straordinaria negli ultimi 20 anni. Ha preso musulmani e ebrei, ha fatto un'orchestra che gira il mondo, sembrava ecco le grandi utopie. Quando c'è una grande idea si inizia in pochi e poi però chi non doveva dire per esempio che le 8 ore, no? L'utopia del 1890 delle 8 ore, o che un lavoratore potesse decidere delle questioni della democrazia di rappresentanza, ne avrei molte da dire agli amici della CISL e della UIL, perché quando c'è crisi di politica e di rappresentanza democratica politica c'è una crisi di rappresentanza anche sindacale, perché cosa sono gli attacchi al contratto collettivo nazionale di lavoro o il tentativo di privilegiare il sindacato aziendale? Ma questa direbbe Peppe un'altra storia, ma è la nostra storia che dobbiamo sapere proseguire. Ebbene, Barenboim, 20 anni fa, di questi ragazzini, gente da Gerusalemme, al centro del Medio Oriente, delle grandi religioni monoteistiche, gli insegnò a suonare e lui poi a un certo punto ha scritto un libro che vi consiglio molto di leggere, si chiama La musica sveglia il tempo. Daniel Barenboim a un certo punto ci dà una bellissima lezione, noi che ci dichiamo di avere il gusto della storia, e dice una cosa che io vorrei dedicare tantissimo a quanti, chi in maniera estremistica secessionistica, chi in materia separatistica, quindi dal nord al sud, hanno voluto dare un'interpretazione alla storia che stiamo vivendo. E lui dice, siccome la storia, come la musica, si muove nel tempo, un singolo avvenimento può cambiare non solo il nostro approccio al futuro, ma anche il nostro modo di vedere il passato. Io spero che la lezione, appunto, del futuro letta rispetto a una questione che ci deriva dal passato veda attorno a quest'Italia che si incammina e a questa Sicilia in un contesto euromediterraneo straordinario. Non posso non citare in quest'Aula quello che sta avvenendo a pochi passi da noi. L'emozione che ci dà è la stessa del novembre del 1989 a Berlino. Sta crollando attorno a noi uno dei muri che spero utopisticamente ma razionalmente spero siano l'assicurazione su un futuro grande di diritti e di coesione. E quella brillantezza della storia della cultura mediterranea che non può più vedere la Sicilia come una roccaforte che si deve difendere dagli altri, ma semmai come una grande finestra che si apre nelle sue trasparenze, meraviglioso il Museo dei Viaggiatori di Sicilia a Palazzolo a Creta, veramente un tesoro di quelle carte geografiche che però di questa centralità non ne abbiamo fatto che un uso retorico. E allora proiettiamoci in quel futuro con quell'idea di storia e di musica che il grande Barenboim ci ha voluto insegnare. La CGL da questo punto di vista si attrezzerà fino in fondo e credo che proprio da Siracusa, dal nascituro a oggi un bellissimo battesimo per Marziano, per la Camera del Lavoro di questo centro e del recupero della memoria,
ma di un recupero di lezione della storia fecondo nel presente e soprattutto utile per le nuove generazioni, perché spesso noi siamo cattivi custodi delle cose belle che abbiamo fatto, ne possiamo trovare uno slancio, perché la CGIL sappia ridare all'Italia intera quel grande prezioso contributo che si chiama unità, redistribuzione, giustizia e solidarietà. E dopo gli scavezzacollo ci affidiamo alla saggezza del professor Pietro Sino, docente di storia del Risorgimento dell'Università di Palermo. Signori, signore, buongiorno. Un grande impegno è spento. Un grande impegno mi è caduto addosso. Chiudere, fare una sintesi del molteplice e del vario di quanto qui è stato detto, e mi viene difficile, anche perché io sono stato un modesto artigiano della storia e di conseguenza oggi mi correrebbe l'obbligo di ripensare al Risorgimento italiano e vedere cosa di quegli ideali sono rimasti, se ne sono rimasti, e come bisogna fare per cercare di riprendere il cammino e tornare ai vecchi valori di una patria, una, unica. Però, avendo qui sentito molto parlare delle società di mutuo soccorso, non posso fare a meno di ricordare quello che Mazzini, quando le società di mutuo soccorso cominciarono a nascere, diceva agli operai: foste schiavi un tempo, siete stati servi, potreste diventare padroni se voi lo voleste, con l'associazionismo. Questo lo diceva in prospettiva del patto di fratellanza. E nel congresso di Napoli del 1864 questa sua speranza, questa sua ipotesi trovava un senso, cioè si cercava di diffondere la cooperazione, la creazione delle società operaie, e si diceva che queste dovessero avere il compito di creare forme di educazione, di istruzione, con biblioteche, con scuole. Mi pare che sostanzialmente, anche se lentamente, questa aspirazione mazziniana abbia avuto un seguito, lo dimostra il fatto che in questi ultimi tempi molte società di mutuo soccorso ci hanno invitato in diversi comuni della Sicilia a ricordare, piuttosto che celebrare, i 150 anni dell'Unità d'Italia. Significa che si sono dati da fare, che sopravvivono, e noi non possiamo fare altro che dire ad una ora a queste società per un domani migliore. Torniamo al nostro discorso della storia del Risorgimento. Cosa rimane del Risorgimento? Ma per capire cosa rimane del Risorgimento bisognerebbe andare a pensare che cosa fu il Risorgimento per l'Italia. Perché se non si comprende il significato del Risorgimento, non si possono cogliere le manchevolezze che oggi ci sono.
momento di profonda crisi, di una crisi di ideali che furono alla base del Risorgimento. Uomini, è stato citato Foscolo, Massimo Foscolo, citerei tanti altri poeti che seppero far nascere, stimolare negli italiani quel sentimento unitario, mentre tutti gli altri paesi o quasi dell'Europa avevano raggiunto l'unità, l'Italia ancora è frammentata. Dunque, far nascere negli italiani quell'ideale che sostanzialmente doveva esserci, perché il padre Eterno si era divertito a fare l'Italia unica, schematizzandola in maniera tale che non ci potesse essere altro, cioè quella l'Italia doveva essere bella, come nazione, come unità. Però c'erano le divisioni e gli interessi. Ora, diciamo che il Risorgimento è stato la identificazione di quei sentimenti, di quelle aspirazioni che un gruppo di uomini attimenti oggi, magari folli ai giorni nostri, cioè li vedremo come folli, sembrano sacrificare la vita per realizzarli. Dicevo che in questo momento da noi spira un'aria di dissacrazione di quei valori, di quei sentimenti. Leggevo l'altra volta su un giornale un'intervista fatta a un onorevole, poi un onorevole Pecchino, non lo so, che diceva che tutti i guai della Sicilia erano cominciati con l'arrivo di Garibaldi, e aggiungeva, questo come paradosso, perché ai politici può essere concesso tutto di dire tutte le stupidate di questo mondo, aggiungeva che Garibaldi era un assassino e che, secondo lui, aveva ucciso Anita e l'aveva buttata in mare nei pressi di Amalmente. Io che sono documenti, sono dichiarazioni su giornali seri. Io, dato che ho sentito parlare di nuovo Risorgimento, questa frase l'avevo sentita nel 1946, quando alla Sicilia venne dato, o quando la Sicilia si seppe conquistare quel bel documento che si chiama Statuto dell'autonomia siciliana. Allora si disse che quello strumento doveva rappresentare la rivoluzione, doveva essere il risorgimento della Sicilia. Lì non c'erano Garibaldi, Garibaldi era già morto e sepolto, anche se non è mai morto, perché gli studiosi di tutto il mondo, dico di tutto il mondo, definiscono Garibaldi non un eroe italiano, ma un eroe dell'umanità. Scusa questa parentesi. Bene, l'autonomia regionale siciliana ha risolto i problemi. Abbiamo avuto in Sicilia il Risorgimento. E allora, perché oggi andiamo scavando, cercando la polvere per buttarla addosso a quegli uomini che si sono battuti per formare l'Unità d'Italia, senza saperci guardare allo specchio e dire, lasciando la dire in siciliano, ma che schifia siamo oggi? Che cosa abbiamo saputo fare alla Sicilia? E ora abbiamo cercato delle responsabilità abbiamo. Io sono d'accordo che occorre un nuovo risorgimento, ma soprattutto un risorgimento morale. Bisogna ricostruire la coscienza degli italiani, dalle Alpi al Mazzara alla Stara, tutti in tempo. Non ci sono responsabilità di questo livello, c'è la responsabilità.
responsabilità di tutti. Certo, guardando, io sono costretto a parlare di questi la maniera, guardando a come si è fatta l'unità, dobbiamo pensare che sembra strano, ma siccome questa si è realizzata sostanzialmente in un anno, perché fino al 1958 nessuno dei politici italiani pensava che si potesse arrivare subito all'unità, poi per una serie di concause, non esclusa la debolezza del regno borbonico e tutto eccetera, si arriva all'unità d'Italia. Questa unificazione è avvenuta così improvvisamente, crea dei problemi, perché fatta l'Italia, ha detto, non occorreva fare gli italiani. E come era possibile fare gli italiani di cui? E occorreva trovare il sistema per la costruzione di una coscienza unitaria, perché se in poche c'era, non c'era in tutte. Bisognava unificare le leggi, bisognava educare a pensare allo stesso modo, a pensarsi come cittadini di una stessa realtà. E allora si pensò al regionalismo, al federalismo, ma poi non se ne fece niente. E perché? E perché era scoppiato il pilotaggio? Perché ci si era accorti che era difficile realizzare una unità di coscienza quando c'erano interessi variegati l'un contro l'altro. E dunque si fece uno stato di tipo napoleonico, autoritaristico. Tutti i danni allora dell'Italia non dipesero da Garibaldi, giustamente dice il mio giovane collega, fu dopo la formazione dell'unità che si cominciò a formare, ma la colpa è solo di quelli del nord. Quando Garibaldi venne in Sicilia, intanto non venne per risolvere la questione sociale, era anche se diede dimostrazione di avere a cuore i problemi della Sicilia, distribuzione della terra, eliminazione del baciamano, eccetera, eccetera. Ma lo sapete quanti si adoperarono per impedire, cioè per spingere i Garibaldi a dichiarare l'unificazione al resto d'Italia, al plebiscito? Furono molti siciliani, moltissimi, moltissimi sindaci, mentre Mazzini e Garibaldi, compreso Cattaneo, dichiararono che prima che la Sicilia dichiarasse la sua adesione allo Stato Sabato, era necessario riconoscere le differenze, la cultura, la tradizione che anni di dittatura avevano imposto. Cioè vedete che Garibaldi voleva il rispetto dei diritti che la Sicilia aveva maturato e che non gli erano stati riconosciuti. Per cui, giustamente, scriva sempre il mio giovane collega, la colpa dei guasti discendenti dal Risorgimento non sono da attribuire a Garibaldi. Non fu, scrive in un articolo, non fu Garibaldi il nemico della Sicilia, e non fu Garibaldi il nemico della Sicilia. Io personalmente, non voglio puntellarvi, dico questo: il risorgimento sociale non si ebbe, e per tutti si parla di risorgimento incompleto, di risorgimento tradito. Ma se il risorgimento sociale non si ebbe, se i contadini siciliani che speravano di migliorare le proprie condizioni non furono appagati in questo, la colpa va ricercata
anche all'interno degli stessi siciliani. Io ritengo che la nobiltà siciliana, i proprietari dei siciliani, d'intesa con quelli del nord, temendo che la rivoluzione democratica portata avanti da Garibaldi potesse essere esportata anche al nord, si sono fusi e hanno condizionato Cavour nelle scelte conseguenziali. Allora, non c'entra quelli che il risorgimento umano ha fatto, c'entrano quelli che lo hanno interpretato male o se ne sono serviti per altri fini. Stamattina, parlando con l'amico, ho ricordato una cosa. Quando un architetto costruisce un palazzo e unisce di tutti i comfort, ma poi lo affida alla gestione di gente incapace, se poi quella costruzione va in rovina, non è colpa dell'architetto, ma è colpa di chi ha gestito quell'edificio. Io credo che questo esempio serva a comprendere come il sacrificio degli eroi che sono morti, che si sono immolati per una causa grandissima, non debba essere confuso con la incapacità o l'egoismo di quelli che quei sacrifici hanno gestito per conto loro. Grazie. Grazie a tutti i partecipanti. Abbiamo fatto penso una bellissima cosa. Io ringrazio tutti quelli che hanno relazionato. E grazie e buona giornata a tutti. E per quelli che rimangono a pranzo, nel pranzo organizzato, vediamoci assieme. Allora. Grazie a tutti e buona giornata. E tanti saluti da Palazzo a tutti quelli. Ciao.